Noi abbiamo previsto il ritorno in presenza dall'8 marzo per quanto riguarda anche le lezioni frontali, e oltre ovviamente alle attività piccoli gruppi, laboratori, esercitazioni, tirocini che già erano presenti nello scorso semestre. Ovviamente abbiamo ancora delle limitazioni, vi ricordate l'ultimo DPCM ci dice che noi non possiamo portare in presenza più del 50% degli studenti e delle studentesse per ciascuna sede. E questo è stato ribadito a livello regionale, nella conferenza sostanzialmente regionale che coordina l'attività delle varie università. Quindi c'è un'attività differenziata in termini di inizio temporale di queste lezioni in presenza, però le regole sono uguali per tutti, ovviamente, perché c'è tanta voglia di socialità e di senso di appartenenza che purtroppo anche con i mezzi efficienti che noi attualmente utilizziamo per quanto riguarda le attività didattiche a distanza, in parte si affievolisce, si attenua, e quindi sicuramente abbiamo tutti voglia di tornare in presenza, compatibilmente con le condizioni epidemiologiche ovviamente.